qual è il miglior programma di allenamento e alimentazione per avere risultati sicuri? Ragazzi, oggi sono qui a darvi una risposta ben precisa. Titolo leggermente clickbait, adesso deciderò bene come metterlo giù per fare un pochino più views, ed è giusto così. Partiamo subito con l'argomento. Il programma giusto, perfetto, con sicuramente dei risultati, soprattutto se state iniziando adesso in palestra, esiste, e chi dice il contrario mente. Semplicemente il programma migliore in assoluto è quello che riuscite a mantenere. Uno può dirvi che il programma migliore per la palestra è fare 5 giorni su 7 bro split, oppure fare 5 giorni su 7 push pull legs a rotazione. Ma se voi riuscite solo a fare 3 giorni, non è il programma per voi. Uno può dirvi che mangiare i fiocchi d'avena la mattina con latte di riso mischiati alle proteine, oppure l'albume, il pancake, quello che vi pare, è assolutamente perfetto per arrivare ai risultati, è il modo migliore. Ma voi appena lo mangiate ci avete il cagotto a spruzzo. Cagotto a spruzzo non è divertente, ragazzi, ve lo assicuro. Quindi non fa per voi. Il programma migliore, sia di allenamento sia di nutrizione, è quello più sostenibile nel tempo. Bisogna capire che questo sport non funziona a giorni, funziona ad anni, a mesocicli di allenamento, ad anni di consistency, quindi di costanza, chiamiamola, saluto a Costanza che ci segue sempre, ininterrotta. Ogni giorno mi sveglio, faccio quello che devo fare, l'alimentazione può variare ma rimango sulle mie idee e mi metto in gioco. È inutile pensare di seguire una programmazione per un mese e avere risultati migliori. Qualsiasi programmazione, anche se un giorno arriveremo a capire esattamente con tutti gli studi eccetera come si faccia, se non viene perpetrata nel tempo non funziona, punto. È meglio fare qualche errore ma riuscire a rimanere costanti. Se si fa tutto perfetto per poco tempo non si raggiunge niente. Finiamola col volere la perfezione. La perfezione e il consolidamento delle nostre idee e dei nostri metodi arrivano solo e soltanto per noi. Quello che riusciamo a fare per noi non possiamo riproporlo ad un altro. È questo che devono capire anche i coach. È vero che su un determinato atleta o su noi stessi ha funzionato, ma non è detto che funzioni su un altro, perché semplicemente una programmazione non può essere seguita allo stesso modo da due persone diverse, perché si hanno vite diverse, si hanno strutture diverse, si hanno potenzialità diverse. Ricordatevi questo, ragazzi, e vivrete molto più tranquilli. Non abbiate paura di sbagliare, non cercate di evitare i problemi, buttatevici addosso e imparate a risolverli con l'aiuto di un coach. Bene, non avete i soldi per un coach, vi arrangiate, vi siete infortunati, cavoli vostri, in qualche modo dovete capire dove avete sbagliato. Lo so che è la dura verità, però è così. Se non avete modo di essere seguiti da qualcuno di veramente bravo, dovete riuscire a avere le palle di fare da soli. E fare da soli intendo sperimentare, vedere cosa state sbagliando, capire perché i risultati non arrivano, capire che il consiglio di questo è inutile oppure mi serve, e capire cosa veramente posso seguire. Se io posso solo fare 8.000 passi al giorno e non 15.000 come mi dicono per arrivare a dimagrire, vuol dire che dovrò mangiare di meno, perché col tempo che ho non riesco a fare i passi che devo. È un esempio stupidissimo. Se io non posso stare senza troppo cibo, non posso costringermi con costanza a stare con poco cibo, dovrò fare più attività. Se io devo mettere su peso e non riesco a mangiare abbastanza, mi devo muovere di meno. Oppure devo spingere un po' di più in palestra, magari è quello. Oppure devo cambiare, devo aggiungere delle proteine. Ragazzi,
Se avete un obiettivo ci arrivate, ma l'unico modo in questo sport, in questo ambito, è essere costanti. Se il vostro programma non vi permette nella sua essenza di essere seguito, avete già perso. Partite con questo e dopo fate tutte le modifiche. Detto questo, ragazzi, spero di essere stato di aiuto. Ci sentiamo, ci vediamo, alla prossima.